pomeriggio. Siamo qui nella galleria Loreto Larkin Art Studio per la seconda mostra Mega Art a Venezia, mostra organizzata dalla Mega Art Gallery. Presento la direttrice della galleria, Loreto Larkin. Loreto, dici qualche cosa di questa mostra. Buonasera a tutti. 22 artisti che espongono sia la fotografia, grafica, scultura, c'è anche l'acquarello, e ci sono vari tipi e stili. And I am from Cyprus, and I am participating in an exhibition in Mega Art Gallery here in Venice, and I'm exhibiting with this work that's called The Reversing Landscape. It's I'm using paper, I'm drawing on paper, and I'm using the wooden structure to create a landscape. It's a landscape of trees and bushes, and I'm bringing in the human figure, but I'm taking it from the beach and bringing it into a forest. That's how I reverse things, and that's why I named it The Reversing Landscape. Sono Danilo Preto, in arte Preda, vi presento la mia prima opera ed è questa la mia prima presentazione in una galleria d'arte, quindi è una prima assoluta. Questo mio pezzo si chiama Fidelio ed è stato realizzato in occasione dei 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven. È l'unica rappresentazione teatrale e qui ho tratto, proprio in occasione di quella celebrazione, quest'opera che in qualche maniera è una rappresentazione dell'amore, perché tutto inizia e tutto finisce, spero di no, con l'amore. Quindi grazie ancora a Loreto Larkin, alla Mega Art e in ogni caso buona la prima, spero. I'm Stephen Perret. I'm a digital artist from Houston, Texas. This is my digital painting. It was created on an iPad. I used source material from graffiti that I captured on a trip to Rome.
It's printed on recycled wood by a man in Munich, Monaco di Baviera, named Malte Dinkele. It commemorates a true story. Sono Daniela Belotti e partecipo alla mostra di Meg Art a Venezia, nello studio art di Larchina Loreta, sul Canal Grande. Una bellissima location dove però porto il mio acquerello Biografia umana alle sette lene. Racconto in questo lavoro il mio percorso di vita fino ai 49 anni, secondo
studio steineriano della biografia umana per settenni, e una di queste vele, sono sette infatti, le sette vele, rappresenta una parte della mia vita fino al momento di giungere all'incontro con l'antroposofia di Rudolf Steiner. Grazie.